Buongiorno Cerignola, in questi giorni passati, diciamo che una buona metà, un quarto, per stare bassi, della città è stata sconvolta dalla chiusura di una delle uscite sulla 16 bis, provvedimento che ha portato in pieno centro cittadino tutto il traffico, anche quello pesante, che non potendo percorrere la 16 bis è stato inoltrato all'interno della città. Non vi dico quello che è successo dal punto di vista degli ingorghi, dell'intasamento. Non gliene frega niente a nessuno dell'inquinamento atmosferico con tutti questi camion e automezzi che sono transitati al centro della città in pratica. Disagi per tantissime persone. Ora, io capisco che questi interventi di manutenzione della statale fossero interventi necessari, nessuno ne dubita, ma era questo il modo per intervenire? Non c'erano altre possibilità che evitassero a Cerignola questa situazione di ingorgo, di inquinamento, di disagio, di disturbo, di danneggiamento della vita quotidiana, perché sulla direttiva, direttrice di marcia di questo flusso inconsueto di traffico si trovano scuole, asili, quindi frequentati da autovetture, dei genitori, dei parenti che accompagnano i bambini, un caos assoluto. Dici, ma quando è necessario? Ecco. Il tema è proprio questo, ma era necessario. Non c'erano soluzioni alternative. Non si poteva favorire un cambio di corsia, visto che stiamo parlando della statale 16, piuttosto che costringere tutti gli automezzi a passare per la città di Cerignola? Io credo sicuramente di sì. Forse sarebbe stato più complicato per loro, ma per noi sarebbe stato più comodo. Non c'è stato nessun intervento e questa è un'altra dimostrazione perché durante le passate elezioni si prospettò, si illuse la gente con il fatto che adesso avremmo avuto alla guida dell'amministrazione un interlocutore privilegiato. La verità è che gli enti che si interfacciano col comune di Cerignola, del comune di Cerignola se ne fregano altamente e figuratevi se si preoccupano dei desideri del bollito, il quale per sovrapprezzo, per sovramercato, è insensibile a queste tematiche, meno che mai la Teresa Cicolella, e quindi noi ci teniamo questa complicazione perfettamente evitabile e dobbiamo, come sempre, sopportare.